Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi svuota la spesa, Eurospin, Conad e Bennett. Andiamo subito a vedere quello che ho comprato. Allora, iniziamo dall'Eurospin. All'Eurospin abbiamo preso questo pane senza glutine per Gabriele per oggi a pranzo. Poi oggi pomeriggio andrò in parafarmacia a prendergli dei prodotti. Quindi molto presto uno svuota la spesa senza glutine. E non avendone più in casa, gli ho preso questo. Poi abbiamo preso la spalla cotta per noi. E poi abbiamo preso queste focacce tradizionali che ho visto sul canale di In Cucina con Sonia, vi lascio il link in descrizione. Lei le ha, diciamo, vendute bene e quindi ero curiosa di assaggiarle. E infatti il forno è già caldo per infornare queste focacce. Al Conad abbiamo preso pochissima roba. Ho preso la San Benedetto, questa qui. Naturale, che va bene anche per Pia, e è in offerta 0,23 centesimi la bottiglia. E di solito noi prendiamo quella marchio Conad perché è quella meno cara, però in questo caso conveniva di più prendere questa perché è 2 litri ogni bottiglia e costava tanto uguale. Invece quella del Conad è 1,5 litri, per cui abbiamo preso 8 casse di questa e un riso Conad, questo qui cottura rapida perché ne ho già un altro e così in settimana poi andiamo a preparare il risotto. La maggior parte della spesa l'abbiamo fatta al Bennett. Solitamente noi non andiamo, preferiamo l'Eurospin, ma avevo un buono da 100 euro che avevo preso su Six Continent. Cioè, in realtà il buono era di Idea Shop, della Six Card. Con quella lì, sì, ho preso un buono da 100 euro del Bennett, che ho pagato molto meno, e niente, sono andata a fare la spesa, quindi per quello sono andata al Bennett. Abbiamo preso il pane, questi qui che si chiamano semolini, sono i miei preferiti. Abbiamo preso tre confezioni di questo, due confezioni di questo. Poi abbiamo preso i salvaslip. Poi queste uova, qui dentro ce ne sono 6, sono grandi. E ne abbiamo prese 4 confezioni. I prezzi non me li ricordo, essendo un supermercato che non frequentiamo spesso, perciò vi lascio poi lo scontrino a fine video, anche dell'Eurospin. Poi abbiamo preso questi assorbenti, il pesto, questo qui, che è senza glutine. Poi questo lievito istantaneo della Pane Angeli per torte salate e piadine, perché in settimana ho intenzione di fare una volta per cena la torta salata. Poi abbiamo preso i peperoni gialli, una busta di insalata, vabbè, poi c'è il pesto, poi questo prosciutto questo qui che è, come vedete, senza glutine, l'ho preso per Gabriele. Poi abbiamo preso i Würstel, questi qui, tacchino e pollo, sono anche questi come vedete senza glutine. Poi ho preso il misto funghi, così perché sempre per il risotto ci serviranno. Lo speck anche ci servirà per il risotto. Poi ho preso il minestrone, che in realtà questa settimana non è in programma, ma lo tengo, non si sa mai, di scorta, mi venisse la fantasia di farlo. Ce l'ho, se no ce l'abbiamo già per la prossima settimana. E poi uno spazzolino per me.
È andata la prima barza, adesso passiamo alla seconda. Abbiamo preso gli spinaci in cubetti. Ne ho prese tre confezioni. Uno ci servirà per oggi da mettere nelle focacce e due per fare la frittata un altro giorno. Poi gli assorbenti. Poi qui abbiamo preso un'insalata, una lattuga. Per fare un'insalata mista, poi come verdura abbiamo preso, qui abbiamo le erbette, ne abbiamo preso 1,2 kg, poi peperoni rossi, poi qui cosa c'è? Le olive denocciolate per fare il sugo una volta. Poi qui ci sono le salamelle da fare con i crauti. Ne ho prese due confezioni che andranno velocissimamente nel freezer e poi la certosa per pranzo da mettere sempre dentro la focaccia. È arrivata la terza borsa. Allora, abbiamo preso questo pane, le foglie, beh, qui c'è scritto mantovana, sono le foglie di pasta dura, le fogliette, una confezione. Poi ho preso il prezzemolo. Poi ho preso questa scamorza che era al 50% per fare la torta salata. L'ho presa come formaggio, c'è un'altra certosa e un'altra. Poi abbiamo preso le mele che ci si è spaccato il sacchetto mentre eravamo alla cassa. Le zucchine. Poi abbiamo preso queste pere qui che hanno sopra, vedo se riesco a farvelo vedere, la cera che se non mi sbaglio serve per rallentare la maturazione, giusto? Fatemi sapere nei commenti se ho detto giusto o se era una bagianata. Poi un'altra scamorza. Poi qui c'è i broccolini, i broccoli. E poi appunto il cavolo per i crauti. E anche la terza barra è finita, ora passiamo alla quarta. Eccola qui. Allora, c'è il pane. Abbiamo preso questo arabo. Poi abbiamo preso un altro pacco di semolini, ne avevo presi due in totale, mi ricordavo giusto. Poi le arance, un sacchetto di mandarini. Le pere, queste qua, le Williams, ve le faccio vedere. Queste qui, non so più dove metterla. Poi vi faccio vedere il tavolo, le patate che ne ho prese due confezioni, che un pacco di patate è rimasto in macchina. E poi qua ci sono le melanzane. E basta. Questo è tutto, adesso vi faccio vedere in che condizioni è il tavolo. Così, siamo così, pieno pieno di roba. Adesso la vado velocemente a mettere a posto così pranziamo. Spero che vi sia piaciuto, spero di avervi dato spunti. Poi vi farò sapere cosa pensiamo noi di queste focacce. E ci vediamo al prossimo Ci video. eravamo Ciao. dimenticate la zucca. Abbiamo preso questo pezzettone qua di zucca. Adesso cerco di farvelo vedere bene. Ecco,
da fare la torta, la minestra, da inserire nella torta salata frullata. E basta, stavolta abbiamo finito davvero. Al prossimo video, ciao! Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.